A condurre la gara è l'arbitro, la signora Pittella di Crotone, assistente La Rosa di Vibo e secondo assistente Pace di Crotone. Adesso ci sarà il minuto di silenzio per la scomparsa del giovane Mattia. È finito il minuto di silenzio. Questa diretta è offerta dall'APD Brancaleone 1969. È iniziata la gara, riprese di Vincenzo Morello. E la cronaca è affidata al sottoscritto Mimmo Toscano. Galletta Simone in profondità per Carbone, parte in posizione regolare, entra in area, è defilato, va al tiro di sinistro e corno in due tempi, blocca. Positiva per la Paolana che adesso con Calomino batte in aria. Movimento, attenzione, era rimasto da solo, non c'è fuorigioco, non aggancia la palla. Mazzotta va al cross adesso di testa, Gonzales mette in calcio d'angolo. Scendono tutti i saltatori della Paolana. Di testa, attenzione, la palla rovesciata e la palla va fuori, rovesciata spettacolare. Ancora Angi per Gonzales, va al cross Gonzales, Carbone ha il problema di girarsi, attenzione Carbone, piazza la palla e paracorno, grande occasione. Deve saltare anche Gatto, va a Guerrisi, si accentra Guerrisi, alza una bella palla per Carbone che realizza il gol del vantaggio, Brancaleone 1. Paolana 0, gol di Matteo Carbone al 19esimo, il Brancaleone passa in vantaggio. Momenti di confusione, lamentano un colpo di mano, un tocco con la mano di Carbone, a quanto abbiamo capito dalla mimica, ma riteniamo veramente difficile che l'assistente della Rosa, primo assistente dall'altra parte del campo, abbia potuto vedere il colpo di mano, mentre il secondo assistente, che è l'assistente della parte di campo dove attacca il Brancaleone, non ha notato nulla di strano. Vediamo adesso cosa decide la signora Pittella. Adesso Vitale della Paolana dice: dobbiamo giocare, prendere una decisione. Non c'è, gol annullato, e qui siamo veramente in un'epoca di VAR. In un'epoca di VAR, adesso il dirigente del Brancaleone viene ammonito per proteste. Questa volta va Galletta, palla sul secondo palo, sempre per Carbone che mette indietro, girata, girata di Bezza. Va Simone Galletta sul primo palo, prolunga di testa Godano, alto. Chiamato lo schema, l'abbiamo sentito da mister Marcianodi. Palla verso Godano che questa volta viene fermato. Vediamo cosa. Calcio di rigore per il Brancaleone. Calcio di rigore per il Brancaleone. E quindi tutto è pronto per la battuta. Godano, sguardo a terra, molto concentrato. Zero rincorsa quella di Godano. Vedremo cosa farà. Se farà qualche passo indietro. Sì, lo fa. Adesso guarda corno. Corno contro Godano, parte Godano, palla in parata, parata da corno. Va al tiro Vitale, palla che finisce abbondantemente fuori. Ha un buon calcio e infatti fa finta a Mazzotta, Mazzotta tira, palla deviata, attenzione, momenti. Andare per Matteo Carbone, veloce Gonzales, centralmente per Godano, Miceli è più veloce, però Godano riesce a resistere alla spallata, mette al centro, non c'è nessuno sul secondo palo, stava arrivando Guerrisi, è pronto Guerrisi, palla sul secondo palo, viene tirato, attenzione, non riesce D'Agostino sul secondo palo, c'è stata una trattenuta anche, abbiamo visto una maglia rimbalzata e D'Agostino non è riuscito a deviarla, si rallenta Guerrisi. Si accentra, va ancora sulla fascia e va al tiro e paracorno. E in questo momento la signora Vitella di Crotone sancisce la fine del primo tempo. La seconda frazione di gioco. Le squadre sono schierate in campo. Se ne va Sant'Angelo, Mazzotta per Sant'Angelo, Sant'Angelo mette la palla dentro per l'inserimento di Angotti, palla per Calomino che calcia male,
l'ultimo Ancotti su di lui, alla fine arriva su Gatto, Gatto per Guerrisi, Guerrisi si accentra, palla in profondità per Angila, mette dentro sul secondo palo, arriva Carbone di testa ed è Miceli sulla linea e poi corno, occasione clamorosa per il Brancaleone al 13° del secondo tempo. Parte Sant'Angelo, attenzione, c'è gol, gol della Paolana al 28° con una bella punizione di Sant'Angelo che la mette dove non può arrivare Morabito, e è un'espulsione per il Brancaleone, c'è un cartellino rosso mi sembra per Carvaglio, forse ha protestato. Eh sì, quindi rosso per Carvaglio. Punizione ancora per la Paolana, defilata Mazzotta di testa vitale, questa poteva essere una buona occasione. Gonzales, ancora Gonzales alla fine semaforico. Attenzione, vince un rimpallo Angotti e realizza il gol del 2-0. Qui c'è stata sicuramente una svista, un errore difensivo, Bezza ha lasciato la palla a Morabito, Morabito ha rinviato su Angotti e c'è il gol del 2-0. Si incaponisce Libri, alla fine la palla arriva ad Angotti che ha la possibilità di servire sulla destra, va via, Morabito lo ferma in qualche modo, Angotti poteva dilagare, portare sul... Palla per Martello, di prima Angotti centralmente per Martello che va via, mette dentro Gonzales, riesce a coprire, a evitare il terzo gol e in questo momento dopo 4 minuti di recupero finisce la gara che lascerà sicuramente molti strascici, perché un Brancaleone che non meritava assolutamente la sconfitta come calcio giocato, una Paolana che è stata cinica e ha approfittato delle poche occasioni capitate, e senz'altro una terna arbitrale che lascerà molto discutere.